Amici sportivi del Mala, eccoci ancora insieme a voi per commentare la 16ª tappa del Tour de France 2019, la prima tappa della terza e ultima settimana di corsa di questa grandissima corsa del Tour, un'edizione del Tour come ho ripetuto nei video scorsi, nell'edizione più aperta di questi ultimi anni del Tour de France. Cosa è successo nella tappa di oggi? Non è successo granché, ma bisogna notare due cose per quanto riguarda i big. Prima di tutto, oggi doveva essere una tappa interlocutoria, alla fine lo è stato, ma ci sono state due cadute per quanto riguarda due big, di cui uno molto importante. Allora, circa 130 km dall'arrivo, su una curva a gomito a destra, inspiegabilmente Geraint Thomas è riuscito a cadere. Non si sa ancora benissimo la dinamica, probabilmente praticamente come dalle immagini si vede che Thomas si sbilancia in avanti come se il freno avesse toccato il freno anteriore e di colpo la ruota si blocca e Thomas è sbalzato in avanti, ma questa è una mia ipotesi, non so ancora quella l'ipotesi definitiva. Fatto sta che poi alla fine è ripartito, ha ripreso il gruppo maglia gialla con i suoi compagni di squadra senza problemi. Non si è fatto nulla di grave, però questa caduta potrebbe risentirne nelle prossime tappe, soprattutto quelle alpine. E poi la seconda caduta, che purtroppo è un po' più grave rispetto a quella di Thomas, è la caduta di Jakob Fuglsang. Purtroppo Fuglsang è caduto gravemente a circa 28 km dall'arrivo, quindi nelle fasi proprio calde della tappa di oggi, e purtroppo Fuglsang, capitano della Astana, ha riportato delle lievi ferite sul volto, sul ginocchio e sulle gambe, però purtroppo è stato costretto al ritiro, un pochino nato dalla paura di essersi fatto male veramente gravemente. Poi alla fine gli esami medici hanno dato esito negativo su fratture, su rotture di qualsiasi legamento, osso, però poteva andare molto peggio quindi per Fuglsang. Però giustamente Fuglsang, che già nella primissima tappa del Tour di quest'anno è caduto revisionamente, lì si era fatto veramente male, questa volta oggi è caduto per una seconda volta in maniera grave, quindi ha deciso di conseguenza di abbandonare il Tour de France anzitempo. Peccato davvero, perdiamo quindi un altro protagonista prima delle tappe alpine, però è anche comprensibile un po' la paura del corridore dopo questa caduta di oggi. Fatto sta che quindi dopo queste due cadute, non dico interessanti perché una caduta del ciclismo non è mai interessante, però che poteva creare qualche grattacapo ai big, a Thomas no, a Fuglsang purtroppo gli è causato. Parlando invece della tappa di oggi, le fasi salienti, come al solito nelle tappe a volata, è la volata stessa. Praticamente ancora una volta la De Ottoni in quick step è molto brava ad organizzarsi, ma proprio perché si è organizzata molto bene, purtroppo Viviani è stato ancora battuto. Viviani battuto questa volta da Caleb Ewan, per la seconda volta vince in questo Tour 2019. Un Caleb Ewan semplicemente fantastico, che rimonta dalla settima posizione, è praticamente ha passato Viviani a velocità tripla. Non so come abbia fatto Caleb Ewan ad assumere quella velocità lì madornale, ma l'ha assunta, e ha battuto Viviani non del solito ciuffolo d'erba o della mezza ruota, ma addirittura quasi di una ruota intera. Quindi bravissimo Caleb Ewan, nulla da dire. Per Viviani un'altra occasione sfumata, ma il suo tour può essere ancora una volta definito molto buono, perché ha fatto il successo di tappa ed era il suo obiettivo di questo tour. Terza posizione per Groenewegen, che anche lui è stato un po' sorpreso da questo scatto molto bello da parte di Caleb Ewan. Quarto Sagan, quinto Bonifazio. Bonifazio che poteva fare, non dico meglio, però con la squadra che si ritrova è già tanto essere in top 5 e niente. Sagan consolida ancora di più la maglia verde, quella riservata alla classifica punti degli traguardi intermedi e anche delle volate. Team Vellens consolida ancora una volta la classifica della maglia boa. Da domani la De Pro la deve difendere molto molto bene, perché ci saranno, domani ci sarà una tappa in cui ci saranno tanti Gran Premi della montagna, e poi nelle prossime tre tappe da
da giovedì fino a sabato ci saranno le tappe alpine con tantissimi punti in palio. La classifica dei giovani ce l'ha ancora in mano Egan Bernal, mentre la maglia gialla ce l'ha ancora in canna Giuliano Alaphilippe della Dottoni in Quickstep. Mentre, vabbè, io avrei anche finito con la tappa di oggi, ma la notizia forse un po' più interessante è un'altra. E questo articolo qua, se lo vedete, eccolo qui. L'articolo dell'intervista di Vincenzo Nibali che è stato scritto oggi, appunto sul Corriere della Sera. Un'intervista che sinceramente le parole di Nibali non lasciano trasparire nulla di buono all'interno della Bahrain Merida. Allora, alla domanda cosa succede Vincenzo, del giornalista, che in questo caso è Marco Bonarrigo, Vincenzo risponde: quello che doveva succedere, ero venuto per puntare a qualche tappa. Io due grandi giri di fila da leader non li reggo. La squadra mi ha chiesto di fare classifica, ho obbedito e mi sono sfiancato. Ora se vado in fuga mi spengo, sono umano. Cioè, quindi praticamente la squadra ha costretto Vincenzo Nibali, pur sapendo che Vincenzo Nibali non poteva fare classifica perché arrivava da un Giro d'Italia fantastico, con la condizione veramente... Non dico eccezionale al tour, ma si vedeva che era stanco morto, non poteva fare, si vedeva che Nibali non poteva fare classifica e la squadra l'ha costretto a fare classifica, cioè una cosa immane, inspiegabile. Poi un'altra cosa che mi ha colpito veramente è il fatto che Nibali durante questa intervista dice che alla Bahrain Merida non si capisce chi comanda. C'è una roba inspiegabile. Cioè, in una squadra come la Bahrain Merida, con un campionissimo come Nibali, che sappiamo tutti che cosa ha fatto in questi ultimi anni nel mondo del ciclismo, che non si sa nemmeno chi comanda nella squadra di Nibali, è una roba incredibile. C'è una roba fuori dalle grazie del Signore. È una roba... io ho letto, mi sono veramente stupito, ma veramente succede queste cose? Staremo a vedere, secondo me alla fine Nibali. Allora, voci dicono che Nibali a fine stagione dovrebbe lasciare la Bahrain Merida per andare alla Trek con Ciccone, e secondo me potrebbe anche essere una buonissima scelta fino al 2023. Visto che parliamo un po' di ciclomercato, vi dico anche che Quintana è ufficiale, lascia la Movistar a fine di quest'anno e va all'Arkea Samsic, squadra di Warren Barguil. Quindi attenzione, perché magari via Quintana Landa forse potrebbe diventare il capitano ufficiale finalmente dopo tanti anni della Movistar. Finalmente Landa, sinceramente, se lo merita dopo tanti, tanti e tanti anni da gregario di lusso. Questa volta, forse nell'anno prossimo magari, potrebbe fare anche classifica. Allora, io dopo questa piccola, questo piccolo aneddoto sull'intervista di Nibali al Corriere di oggi, a sto punto vi chiudo il video, vi ringrazio per avermi seguito, ci vediamo domani sera per commentare la 17ª tappa del Tour de France, che commenterò sempre domani mattina sui miei social, su Facebook, su Twitter e su Instagram. Ricordatevi sempre di iscrivervi al canale se volete saperne di più sul Tour de France. E non mi resta altro che augurarvi ancora una volta una buona serata. Per adesso, e solo per adesso, è tutto dal Tour de France.